Oggi è una giornata di grande bellezza. Contempliamo Gesù misericordioso. Abbiamo qui l'effigie di Gesù misericordioso. Ha comunicato con Santa Faustina Kowalska negli anni 30. Ha perorato la diffusione di questa devozione al cuore immacolato del Signore Gesù, che è un cuore di misericordia. San Giovanni Paolo II ha voluto che la seconda domenica di Pasqua fosse dedicata alla Divina Misericordia. Ogni anno, come gruppo della Divina Misericordia, che è un po' il cuore qui in ospedale, ci rechiamo a Roma, al Santuario di Santo Spirito. Quest'anno non è stato possibile, ma col cuore siamo là. Ecco, vogliamo vivere, contemplare, percepire tutta la bellezza della Divina Misericordia di Gesù. Dal cuore di Cristo si sprigionano questi fasci di luce bianca e rossa. Questi fasci di luce stanno a significare il nostro battesimo e anche il sangue di Cristo Gesù, che è redenzione per tutti noi. Nella preghiera abbiamo sottolineato tre concetti. Accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Battesimo, Spirito, sangue. E proprio di questi concetti ne parla anche Giovanni nella seconda lettura, quando dice che questi tre concetti testimoniano Gesù. Nel battesimo noi siamo stati partecipi della redenzione offertaci da Gesù. Con il sangue Gesù ci ha purificati, con lo Spirito noi siamo stati rigenerati a vita nuova. Oggi siamo invitati a contemplare la misericordia di Dio che si è espressa nel suo Figlio Gesù incarnato e Redentore di tutti noi. Ma siamo invitati anche a entrare nel mistero di questa misericordia ed essere noi stessi latori di misericordia. Questo nostro mondo ha bisogno di essere rinnovato, di essere curato, di essere rinfrescato proprio da questa divina misericordia. E noi siamo i testimoni, come gli apostoli sono stati i testimoni di Cristo risorto, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Noi con altrettanta grande forza dobbiamo testimoniare l'amore misericordioso di Gesù. Tutti siamo coinvolti in questa opera di misericordia. Tutti, nessuno escluso. Anche gli ultimi sono coinvolti. Siamo la famiglia di Dio. E questa famiglia di Dio deve crescere proprio con questo cuore grande rivolto alle miserie dell'uomo. Misericordia, no? Un concetto che richiama il concetto del cuore, il concetto della miseria. Alla miseria dell'uomo deve corrispondere il cuore, sì, il cuore. Oggi c'è tanto bisogno di cuore. Abbiamo dato tanto spazio alla tecnologia, abbiamo dato tanto spazio al potere del denaro, all'economia, ma il cuore. Vedete che il Vangelo continuamente parla di cuore. Beati i puri di cuore, vedranno Dio. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. È dal cuore che nascono tutte le cose belle di questo mondo, come anche dal cuore nascono anche tutte le cose brutte di questo mondo. Allora coltivare il cuore, allora avere la misericordia di Dio nel nostro cuore. Dio passa attraverso di noi, il nostro gesto deve essere essenza proprio dell'azione, della grazia di Dio. Dio ama attraverso noi,
attraverso il nostro cuore. Quanto è importante allora nutrire, educare questo nostro cuore, perché ha questa altissima missione, essere segno del cuore di Dio. Nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù appare agli apostoli la sera dello stesso giorno quando lui era risorto. A porte chiuse, ci dice il Vangelo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Notate il dono di Cristo risorto. Inizia la missione della Chiesa per mandato di Gesù. Gesù aveva ricevuto il mandato dal Padre, la Chiesa riceve il mandato da Gesù. Io mando voi, chi ascolta voi ascolta me, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Il dono proprio della riconciliazione passa attraverso la Chiesa. Lui era venuto come agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, la Chiesa deve cacciare i peccati del mondo, deve guarire l'uomo dal suo peccato. Però la Chiesa deve anche giudicare se ci sono tutte le condizioni perché l'azione della misericordia di Dio agisca. A chi perdonerete saranno perdonati, a chi non perdonerete non saranno perdonati. Ossia implica in questo discorso di Gesù che ci sia un giudizio da parte della Chiesa. Il dono di Cristo risorto, la misericordia, che perdoni i peccati, che riconcilia l'uomo con Dio, con se stesso, con gli altri. Una nuova vita, la pace. Non c'era Tommaso. E quando gli altri discepoli gli dissero, abbiamo visto il Signore, ma mi state scherzando, avrà detto. Non si scherza su queste cose. Io non ci credo, se non metto la mia mano nel suo costato, se non tocco le sue piaghe, io non ci credo. 8 giorni dopo appare Gesù di nuovo, a porte chiuse, e si rivolta al Tommaso e dice, non essere incredulo, ma credente, sono proprio io, tocca le mie mani, tocca il mio costato. E lo stesso identico Gesù storico che era stato crocifisso, che è il risorto, non è un'apparizione, non è un'allegoria. Mio Signore e mio Dio. Ha fatto un atto di fede, Tommaso. E Gesù, beati coloro che pur non avendo visto, crederanno. Gesù ci ha chiamato beati, perché noi abbiamo creduto pur senza vedere. Abbiamo creduto sulla testimonianza degli apostoli. E allora, quest'oggi, ottava di Pasqua, siamo nel pieno del giorno di Pasqua. Anche oggi la Chiesa, la liturgia ci fa leggere in questo giorno Cristo è risorto. E allora oggi prendiamo proprio questo impegno, essere segni di Cristo Gesù risorto nel mondo, segni di speranza, segni di vita nuova. La vita nuova passa attraverso di noi. Alleluia.